Ciao ragazzi, benvenuti alla vita in questo nuovo episodio di Eurotruck Simulator 2 Multiplayer. Come vedete anche c'è anche una scritta di del multiplayer. Ho preso anche del danno, vabbè, c'era un tizio. Oggi qui con noi c'è Aglilore, Ciao ragazzi. che però sta andando verso München in Germania, che dovrebbe essere Monaco o qualcosa del Sì. genere, lì vicino, insomma. E io invece mi trovo un po' più sopra in Polonia e sto correndo come un pazzo senza carico, al rischio di arrivare lì e non guadagnare niente. Anzi, è così, non guadagnerò niente, consumerò benzina, oh, e Rischio di sperando di non perdere. prendere niente. Comunque Rischio cerco solo di quello di non fare arrivare. danno. Comunque io sono arrivato nella mia città. Per Ok, ora se non magari puoi prendere salire niente, verso sì. sopra. Sì. E Io accosto un fermatene attimo. un attimo, ci mettiamo d'accordo su dove Eh andare. sì. Io cerco il carico migliore. Un secondo che devo parcheggiare anche. Sono 80 all'ora in una città. Meno male che c'è i semafori sono lampeggianti, se no. Meno male che sto coso tira. Io mi metto qua. Ma il telepass c'è? Se non sbaglio si paga di più. No, la cavolo. Davvero, io passo sempre dal telepass. Baffa. Davvero si paga di più dal telepass. Mi sa di sì, ma qui non c'è neanche il coso. Vabbè, sono stato fregato in pieno, ho preso anche danno. E vabbè, si sa che vite qualche cavolata a gameplay la deve fare. Eppure mi ricordo che di là non c'era la sbarra. Io prima mi sono preso in faccia un guardrail per sta a modificare le impostazioni dell'audio dei giocatori. Vabbè, dai. Siamo partiti con il 10%, adesso siamo già al 25. Niente di che. Noi siamo abituati al 100. Allora, io mi trovo a Poznan, lui a München, vedete dove ho messo anche l'indicatore qui. Andiamo a Pra, leviamo Alla GD Reality. Io München, vai, e no, pure questo lo devi in tutto levare. questo non trovo Andiamo il qua. Perfetto, meccanico. Ah, ecco. giusto giusto in tempo, se andiamo un altro po' avanti, mi C'è il carico, toccava ancora fare non anche l'ho più strada. accettato. Cosa? Ora vediamo il danno che ho fatto. Il carico per Nürnberg, o che cazzo era. Non l'ho ancora accettato. Sto andando dal meccanico a riparare il 42% di danno con 15.000 euro. Qua rallentiamo solitamente vicino ai lavori in corso, c'è. Cioè. 20.000 euro di danno e si va in negativo. Bene, non male, non male. Sono a meno 5.000 euro E ci adesso. sono le abbaglianti qua che non si vede niente. Guarda, mi sa ti fanno la multa, non ti conviene. Perché? Non lo so, fanno la multa. Perché ho gli abbaglianti? Ma che? Sono persone cattive. Non c'è neanche nessuno, non c'è nessuno. Non lo so, non me lo chiede. Ti dice tipo circolazione con abbaglianti accesi. Vabbè. Io li ho accesi. Per il momento ce li ho. Almeno così vedo cosa ho davanti. Metti. E mi sa che è arrivato proprio il problema. Max, 1000S, che cavolo vuol dire? Ah, sono offline. Perfetto. Perfettissimo. Vabbè, tanto non ci serve tre online. Quando arrivo lì rimetto, ci rimettiamo di nuovo online. Sì. È perché mi è uscito il coso massimo 600, evidentemente avevo un Questo ping. sarà un episodio di viaggio e di parlare. Eh sì. Viaggio tra l'altro abbastanza veloce, senza carico. Ora però è Allora. perfetto. Non Sì, ci sono né metti la. Sì, macchine e né tizi che sfrecciano. infatti. Metti la destinazione su Praha. Perfetto. Sì, l'ho già messa. A quanto stai tu da là? 400, no, 360 km. Madosca. Lui dice che arriva tra 6 ore. 6 ore finte. Vabbè sì. Ovviamente non è che le calcolo io. Cioè. Boh, non lo so, sta velocità quanto sarà? 10 minuti? Un quarto d'ora? Ok, Più visuale interna, si parte. Io sono a 300.
Ma arriverai prima tu, ovviamente. Non c'ho niente adesso. E anche se c'hai più carico. Intanto ho trovato un'agenzia del lavoro. Pazzesco. Per mettere gli operai, no? Prego. Sì. Comunque ultimamente il problema C'è un sacco di bale da è queste che... parti. È Balle? proprio. Le hanno appena fatte. C'è un sacco di bale rotonde. Anche da me 10 minuti fa ce n'erano un casino. Ah, qui campi su campi. Comunque spiega perché siamo qui a registrare Eurotrack. Beh. E farming c'entra qui, le balle. E dato che ci siamo fatti un po' di balle su farming, perché non riuscivo a connettermi al multiplayer, purtroppo la partita non andava, allora abbiamo deciso di optare per Eurotruck. Su farming le cose andavano anche abbastanza bene, ci sono un bel po' di fan che partecipano, però purtroppo se non va, soprattutto se non va a me che registro, cioè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma è pienissimo di balle. Oh, le curve 130. C'è anche una glass, forse. Boh, era verde, poteva essere anche una John Deere, non lo so. Poi alla fine si viene a Piano. scoprire che era un Arbos. C'è una zona. Ah, c'era una Eh? piccola zona senza limiti di velocità. Dimmi. Vite. Dimmi. Era una John Deere. Poi alla fine si viene a scoprire che era un Arbos. Freccia, perché sia gentiluomini. Perfetto, velocità di crociera 80 all'ora, 1500 giri al minuto, Io invece magari aumento 90 anche un'altra con marcia. un leggero sbandamento. Leggero, eh. Leggero. La cosa brutta è quando il camion è vuoto, che se stai a correre troppo poi freni, il posteriore del camion lo perdi. Ah, qua c'è un treno che si muove. Davvero. No, non avevo mai visto il treno su Eurotrack. Se non sbaglio, ho preso qualche carico da qualche azienda che lavora col treno. Il treno lo stavo quasi per prendere su American Truck perché ho preso le transenne, ma su Eurotruck no. Ce l'hai il multiplayer anche per American Truck? Sì, ragazzi, vi Cioè... ricordo che chi volesse partecipare anche al multiplayer di American Truck o di Eurotruck, basta che scriva nei commenti che vuole partecipare, poi provvediamo, vediamo come contattarci. Il nostro metodo è di comunicare Discord e poi Ma c'è vediamo, insomma. gente in multi su American Truck? C'è tanta gente in multi su ATS? Non lo so. Non lo so proprio. Bello. Cioè, l'ho installato perché l'installer mi metteva sia Eurotruck che American Truck, ma non lo so Ma noi neanche una l'abbiamo volta. spiegato. Ok, ragazzi, sto per affrontare. No, stavo per affrontare, ho avuto troppa paura. Stavo per affrontare questa curva a 130 km/h, oltre il nostro tachimetro, perché ricordiamo, quello di Euro arriva massimo a 120. Piano piano piano, dovevi anche girare. Io una volta col Volvo in discesa ci ho fatto i 150. Senza. Col carico? Vabbè, senza carico. Io lo faccio in pianura, 150 qui. Abbiamo 500 cavalli sotto, cioè non so se mi spiego. Io leggermente di meno. Ma proprio leggermente, 360. Che sarà Quanto manca mai? per arrivare a Praha? 154.
1.140. Perfetto. Ah, più o meno ci stiamo mantenendo. Vabbè, Semaforo, semaforo, semaforo. Ah! metti la crociera a 80 allora. Mamma mia, mamma mia. Ma come 80 che ho la possibilità di Vabbè, smonnare. almeno arriviamo allo stesso tempo. Vale la pena aspettare Beh, allora che ti dico, mi sto metto a rosso fare qui? il guerriero. Dai, corri. Sì, e vai. Sta scattando il Corri, verde. Scania. Scania is love, Scania is life. Non è uno Scania, dovrebbe essere un Volvo. No, il mio è uno Scania. Ecco, il mio. Ecco, per guardarlo da fuori, perché non ero sicuro che era un Volvo, stupidamente potevo guardare anche il logo che c'è sul volante. E adesso questo è un Volvo ribaltato. No. Sì, vabbè, lo vedrai. Poi ora non so dove mi porta. Quel meccanico più vicino molto probabilmente è quello che c'è qui sopra. E quindi so fottuto. Io sto recuperando il tizio che mi ha superato prima. Vabbè, posso far niente. F7. Sì, invio. 27% di danno. Vai. 1000 euro, già mi costa Questo qua si questo. scansa. Dove siamo? È proprio lì. Vabbè, Questo qua starà di prima vai piano e poi corri. almeno ho esplorato una nuova città. Questa è l'unica cosa positiva che posso dire. Ah. Dove sei adesso? Sono a... è complicato anche da dire. E a quanti chilometri sei? Facciamo prima. Sono a 200. Ero arrivato a 150, adesso a 200. Sono a un rock... Legge. Un rock club. Qualcosa. Io sono a 84 km. Ok, superamento limite di velocità. Sto leggermente a 120 all'ora. Leggermente. Vabbè, perché Boh, io mi faccio un giro di qua. Sì. si deve sempre sminuire, no? Mi si è spento anche il Beh, cane, questo sarà un vaffanculo. episodio di viaggio senza carico. Ma come circolazione contromano? Ma dove? Cioè, sono entrato nell'azienda e mi dice circolazione contromano. Cioè, mi sono fatto mezzo viaggio contromano, me lo dice solo adesso? Boh, io Perché non eri lo so. contromano? Ma poi ero già nell'azienda, come ho fatto ad andare contro mano? A trovarti un carico. Eh sì, già che ci sono. Cioè, questo qua mi porta. Eh no, quello è lì, va. Wow. Cioè, qualche secondo fa avevo 20.000 euro. Ora ne ho 15.000, non ho capito dove sono andati. E in più devi riparare il camion. Vabbè, Boh, io non lo so. C'è qui c'è un altro tizio. Vado un attimo da questo. Giusto per prendere le dopo che mi spese. fermo. Ah. Io dopo che mi fermo alla prossima città voglio vedere un po' le modifiche per il camion. Anche Ecco, già questa azienda se solo non per ho soldi. entrarci è una difficoltà impressionante. Qual è quella stretta? Sì, quella col portico qua. L'arco. Pure io ho visto una trebbia. Mi sembrava. Allora, vediamo. Lavoro autonomo. Sono tutte robe grosse oramai. Non mi dà più carichi semplici. Ma ne vado di qua, facciamo prima, va. Anzi, sto sbagliando lo stesso. Se ti Oramai. danno tanti soldi, prendili, carichi, no? Eh sì, ma dovrei andare di nuovo lì in Norvegia, dove che devo andare. Ah. Livello 11. Che ho fatto non lo so. Ah, per guida libera, sì. Per sta guida libera mi ha dato 100 euro di multa. Boh, vabbè. Bello. No, guida libera penso sia senza carico. Forse anche senza limiti, perché c'è. In città ci sarebbe il limite da 50, ma. Io. Il tempo di accelerare già sto a 60 minimo.
Comunque io sono a 9 km dalla mia destinazione. E io ancora Ancora con superamento 200. limite di velocità, basta. Qui c'è un'agenzia sul Infatti lei è ciglio della esplorata. città. Non è che riesco a Praha. riesco a prendere da qui, no. A In Vancouver. tutto questo Praha è esplorata. Freno, trovo gente. Speriamo che tira adesso. Non è che ci sono altro rosso qui, piano. Nel frattempo ci godiamo il panorama notturno, che non si vede Intanto mi spawna niente. uno nel rimorchio. Beh. Capita. Ok, intanto si arriva alla metà del livello 7. Incredibile. Beh, ora non è che posso 2000. aspettare tutto questo rosso qui. Io Scoperto la leggermente barcata e porto ACAB. l'arca scoperta. Leggermente. Leggermente. Mi faccio un giro qui nel prato. E lui intanto è rosso. E lo sorpasso da destra. E lui non ha capito che sono passato col rosso. Perfetto. No? Tanto sono anche senza carico. Incredibile. Non ho fatto nessun danno. A quanto sei? Quanto mi manca o il danno? Non volevo sapere la velocità e quanto ti manca. Velocità 110 e mi manca 130. S120. Chilometri 130, chilometri orari. Ecco, qua sta il motore, questo non mi piace. 140. Dai, vai, continua a tirare come un animale. Rallentiamo un po', ho raggiunto i 150, ora ho paura di Tunnel. alcune curve. Cosa c'è di nuovo? Però perdi il clacson se ce n'è uno. Sto arrivando perché c'era il cartello Praha. Quindi ci sto arrivando. Poi continuano a star male a destra, a sinistra. Io non sto a capire. Sarà periodo di fine agione, evidentemente. Per noi è appena passato. No, qua sta il motore, dai. Offline, sì, vabbè, lo sapevo già che ero offline. Mi dice anche Steam offline. E Intanto cam ho cambiato i fari, quelli sopra. finalmente affrontiamo questa curva leggermente Vieni dalla acabamente. Trad Aux. La Tradaux, dove si trova? Non lo No, non ti vedo. so. Accosto qui un attimo. È ovvio che non mi vedi, sono offline. Ah, beh, è vero. Dai, che finalmente riusciamo a vedere Aguilore. Dove sei? Eccolo, eccolo, il pallino verde. Eccolo. Mamma mia, signori. Guarda dove mi sono parcheggiato. Mamma mia. Ma le mie luci si Finalmente, vedono? quant'era che non ti vedevo, Come si eh? accendono i fari di sopra? Ok, Premi F4 e metti la V su accessori sul tetto. accessori sul tetto. Ok, perfetto. Luci frontali ausiliari. Quali luci frontali ausiliari? Luci frontali ausiliari sarebbe se metti i LED tipo quelli che ho io in basso. Ok. Guarda, vedi? Li vedi che sono attivati quelli Sì. in basso, va? Sì.
Ok, dai, finalmente sono riuscito anche ad accendere i fari sopra. E riusciamo a vedere Lori per pochissimo tempo, perché ormai l'episodio è giunto a conclusione, però magari nel prossimo riprendiamo da qui e facciamo un viaggio insieme. Io spero, come al solito, che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like se vi è piaciuto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Da Vito è tutto, e anche da Ghilore. Ciao! Ciao!